tutti e benvenuti nel canale Pogamper. Per il tips di oggi andremo a lavorare su un oblò. Il problema di oggi è quello relativo a un rumore che può anche diventare fastidioso mentre si viaggia, relativo alla cupola di un oblò. Questo oblò sopra di me è un oblò 70-50 della Remis. Come vedete ha un oblò, è molto bello in realtà, ha oscurante e zanzariera integrato, anche come quelli della Dometic sostanzialmente, e ha una bella cornice e l'apertura a manovella. Cosa succede? Succede che per il particolare tipo di chiusura che state vedendo, può capitare che la cupola, mentre si chiude, non vada a schiacciare completamente la guarnizione. Questo fa sì che i due agganci, che sono fatti proprio come dei ganci che si innestano all'interno di una parte in plastica, la parte inferiore del gancio tende ad avere uno spessore, tende ad avere uno spazio, e quindi se mentre siamo fermi non c'è nessun movimento relativo tra di loro, mentre viaggiamo l'aria che passa attorno all'oblò stesso tende a far vibrare in maniera abbastanza fastidiosa la cupola, e quindi a dare questo rumore che non è assolutamente piacevole. Per risolvere il problema, la cosa è molto semplice: utilizzeremo un metodo facilissimo, ovvero faremo in modo di ridurre la dimensione dei due perni che entrano all'interno, in modo da far avvicinare, quindi da ridurre sostanzialmente lo spazio disponibile per l'ingresso del gancio. Adesso saliamo sopra e andiamo a smontare il cavallotto. Ecco qui smontato quindi il componente. La chiusura viene effettuata tirando verso il basso attraverso il gancio che utilizza questa superficie qui sotto, e noi dobbiamo semplicemente ridurre la dimensione di questo cilindretto di un paio di millimetri, in modo da far sì che la distanza che c'è tra la superficie inferiore del vetro e la superficie in cui il gancio va a prendere il perno che tira sia leggermente inferiore. Proviamo con un millimetro, due millimetri, fino a quando il risultato non è soddisfacente. Ci portiamo di là, vi faccio vedere come fare. Per sbassare questi due perni abbiamo scelto, ci sono vari metodi, chiaramente si può utilizzare un taglierino, oppure il metodo secondo me più semplice è quello di carteggiare. Noi abbiamo una carteggiatrice da banco, quindi in questa maniera sbasseremo un paio di millimetri e faremo la prova e vediamo il risultato.